Innanzitutto grazie per l'invito e grazie a voi che siete qui ad ascoltare. Io mi occupo da più di 30 anni di nutrizione, prima nutrizione proprio in campo artificiale, poi nutrizione diciamo, quindi a livello ospedaliero con interale e parenterale e poi la nutrizione proprio fisiologica. E permettetemi di iniziare con una considerazione che non vuole essere una provocazione, ma che ci troviamo nel 2020 a parlare di alimentazione in una giornata in cui parliamo di CAM, cioè quindi in cui parliamo di terapie complementari, in cui parliamo di nuove frontiere nella terapia e nel supporto delle malattie neoplastiche, un pochino mi dispiace, proprio perché da tanti anni mi occupo di nutrizione e da tanti anni abbiamo conoscenze in campo oncologico del ruolo di sostegno e del ruolo preventivo della nutrizione in campo oncologico, eppure ancora a livello pratico se ne parla tanto, ma non si fa niente. Non vuole essere una provocazione questa, vuole essere proprio una cercare di condividere con voi questa difficoltà di lavoro che noi nutrizionisti incontriamo quando abbiamo a che fare con i pazienti oncologici e con i loro curanti e soprattutto una certa forma di prevaricazione. Tutti parlano di nutrizione, tutti gli specialisti si sentono in altre specialità, insomma, che non è la nutrizione, non è la scienza dell'alimentazione, danno consigli a livello nutrizionale e noi dobbiamo pensare che quando un medico che indossa un camice dà un'informazione, dà un consiglio, il paziente che è dall'altra parte e che si è rivolto al medico per curarsi, ovviamente pone una grande fiducia nell'informazione che sta ricevendo. E quando il medico dice, no, ma l'importante è che mangi. Mangia quello che vuoi, purché mangi, purché non perdi peso. Ecco che allora tutto il mio lavoro di nutrizionista che dice questo sì, questo no, e dà le motivazioni al paziente del perché questo sì, questo no, è stato vanificato. Ecco, questo non vuole essere polemica, ma vuole essere una proprio presa di coscienza per tutti, quindi per tutti gli operatori sanitari, vorrei che fosse così, e per i parenti e i pazienti stessi, che la nutrizione, è vero, non cura i tumori, ma può prevenirli, può prevenire le recidive e può essere un sostegno importantissimo in tutte le fasi di cura della malattia, dalla fase di terapia che è neoradioterapia, alla fase chirurgica. In ogni fase ci sono delle indicazioni precise che dovrebbero essere date al paziente e che dovrebbero ormai far parte non delle nuove frontiere dell'oncologia, ma dovrebbero far parte della terapia dell'oncologia. Scusatemi se mi sono permessa di fare questa considerazione iniziale, ma penso che sia molto importante che almeno riusciamo a condividere questo concetto. La seconda considerazione è che spesso arrivano da me pazienti chiedendo la molecola miracolosa, l'alimento che di colpo può dare la salute e migliora tutto. L'alimentazione non è così, non si tratta di cibi miracolosi, si tratta di un sistema di alimentazione che si basa su alcuni principi, pochi, ma molto ben conosciuti e supportati a livello scientifico, che dovrebbero essere applicati sempre. Poi ci sono tutta una serie di altri dati che ancora non sono certi, non sono sicuri, ma che sono quelli che noi chiamiamo le suggestion, no, in letteratura, che però dovrebbero essere anche questi considerati, ma
chiaramente spiegando al paziente che non sono dati certi. Se già facessimo questo, avremmo fatto talmente tanto per il benessere del nostro paziente che davvero non ci sarebbe bisogno di fare grandi sedute, sono pochi i principi. Adesso cercherò di spiegarveli, spero di riuscire a spiegarveli. Questo perché, tanto perché all'inizio si danno sempre un po' di dati, un po' di numeri, no? Ci sono le previsioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per il 2030, parlano di 22 milioni di casi di nuovi tumori con 13 milioni di decessi. E questo, ovviamente, siamo nel 2020, cioè sono 10 anni, non è che possiamo aspettare a lungo e non fare nulla. Però anche l'American Institute of Cancer ci dice che di tutti questi casi un terzo potrebbe essere prevenuto grazie ad un stile di vita e a un'alimentazione corretta. Allora, quando parliamo di questo dobbiamo riuscire a identificare precisamente che cosa intendiamo per alimentazione corretta e stile di vita corretta. Siete d'accordo? Cioè, dobbiamo identificarlo, perché un terzo è tanto. Stiamo parlando di un terzo, quindi potremo evitare 7,3 milioni di nuovi casi di tumori e 4,3 milioni di decessi per tumori nel mondo. Mi sembrano dati molto significativi, per cui dobbiamo assolutamente fare qualche cosa. E quello che ci dicono è che effettivamente ci sono delle indicazioni, vedete, che sono indicazioni anche abbastanza conosciute, ma quanti dei nostri pazienti seguono queste indicazioni? Prima di tutto l'attività fisica. Qui stiamo parlando anche di nutrizione quando parliamo di attività fisica, perché l'attività fisica è quella che mi permette di far arrivare alle mie cellule un nutriente fondamentale che è l'ossigeno. Senza l'ossigeno noi non riusciremo a ricavare energia dalle molecole che mangiamo. Quindi un nutriente di cui ci scordiamo sempre di parlare è l'ossigeno. E l'ossigeno arriva alle nostre cellule se manteniamo una corretta, cioè se prima di tutto se respiriamo, e respiriamo ovviamente una buona quantità di ossigeno, se manteniamo una buona attività fisica, quindi con un aumento proprio cardiocircolatorio facciamo arrivare, ma dobbiamo mantenere anche una buona pulizia della matrice extracellulare per riuscire a far diffondere bene l'ossigeno, ma dobbiamo mantenere anche un endotelio dei capillari elastici per far arrivare questo ossigeno. E questo dipende dall'alimentazione, dallo stile di vita, per esempio l'abitudine al fumo, cioè sicuramente non mi mantiene elastici e puliti i miei capillari, insomma, quindi ci sono tante cose che dobbiamo considerare insieme. Quindi, rifacendoci a quanto ha detto il professor Biaba, dobbiamo guardare a 360 gradi, no? Però questi dati ci sono, e sono dati comunque e indicazioni che sono supportati scientificamente molto bene. E vedete, qui parliamo proprio di evidenze convincenti. In blu abbiamo le evidenze convincenti del proprio che sovrappeso e obesità possono aumentare il rischio di questi tumori. Non stiamo parlando di dati così, non stiamo parlando che essere obesi non fa bene, stiamo parlando di dati convincenti. In azzurro invece abbiamo le evidenze probabili. Mettiamo insieme mammella, pancreas, rene, colon retto, endometrio, esofago, cioè sono tutti tumori con un'incidenza molto elevata e tumori che spesso hanno una prognosi negativa. Quindi solo questo mantenendo un corretto stato nutrizionale. E un corretto stato nutrizionale non vuol dire per forza mantenersi magri, perché anche il magro con la pancetta ha lo stesso rischio. Vuol dire mantenere una composizione corporea adeguata. Abbiamo gli strumenti per valutarla? Sì, ce li abbiamo da tanto tempo. Abbiamo l'impedenziometria che ci dice quanta massa magra stima, massa magra, massa grassa, ma non solo, e lo fa stimando proprio la quantità d'acqua dell'organismo.
e questo è un altro dato importantissimo, soprattutto quando si segue l'alimentazione di un paziente neoplastico. Abbiamo anche dei test di medicina molecolare che ci dicono a livello strutturale come gli alimenti che noi mangiamo si trasformano e diventano parte di noi, e se lo diventano in modo equilibrato o meno. Quindi possiamo addirittura andare a vedere a livello molecolare, senza fare biopsie di tipi, ma semplicemente con piccoli prelievi di sangue o di altri liquidi, facilmente, insomma, com'è la struttura di quel paziente. E quindi valutare anche la nostra terapia nutrizionale, perché io parlo di terapia nutrizionale quando c'è comunque una patologia, valutarla nel tempo e vedere se stiamo andando nella direzione giusta oppure semplicemente stiamo applicando dei protocolli, perché anche questo è il rischio anche in nutrizione, di applicare semplicemente dei protocolli perdendo di vista che quegli alimenti vanno in quel paziente e che diventano parte del suoi tessuti, delle sue cellule. Non è solo il carburante, come per tanti anni la dietetica ci ha fatto credere, no? Mangiamo calorie, no, mangiamo anche mattoni, carburanti che determinano la struttura e il funzionamento dei nostri tessuti, delle nostre cellule, quindi dei tessuti e degli organi. Allora, dal 2007 abbiamo, adesso queste sono state viste e riviste mille volte, le raccomandazioni del World Cancer Research Fund, ma rimangono comunque una pietra miliare, perché dal 2007 sono state emesse queste raccomandazioni, 10 raccomandazioni, dal Fondo Mondiale per la Ricerca sul Cancro, che ha incaricato un consesso di scienziati, sono più di 150 ricercatori nel mondo, che in modo i ricercatori indipendenti, quindi non collegati a nessuna cosa, che hanno dato sulla base dell'analisi, di un'analisi di tutto ciò che c'è in letteratura, quelle che sono le indicazioni più convincenti. Quindi qui stiamo parlando proprio di dati di letteratura, semplicemente. Ogni anno questi dati vengono rivisti sulla base di tutte le nuove evidenze scientifiche che sono emerse nel corso dell'anno e che sono state pubblicate. Cosa dicono queste indicazioni? Prima di tutto che queste indicazioni sono valide per il tumore, ma anche per tutte le varie malattie, non so se riuscite a leggere, ma anche per tutte le varie malattie non trasmissibili. Quindi cosa vuol dire? Che seguendo questo tipo di indicazioni riusciamo a prevenire non soltanto la patologia tumorale, ma guarda caso anche tutte le patologie non trasmissibili, sono le patologie cronico-degenerative, sono l'Alzheimer, le varie malattie neurologiche, le malattie cardiache, eccetera, il diabete, tutto quanto. Quindi vuol dire che esiste un sistema, e l'abbiamo identificato, che permette di ridurre le patologie su base degenerativa. Quante volte avete visto queste raccomandazioni, non solo in un reparto di oncologia, ma dico anche nella sala d'aspetto di un medico di medicina generale? Dovrebbero essere il pane quotidiano, secondo me, perché non possiamo incaricare una commissione di scienziati a fare tutto questo. Dal 2007 sono passati 13 anni e ancora tanta gente non l'ha mai vista, non li conosce. Ma non sto parlando soltanto di pazienti, sto parlando anche di campo sanitario, ci sono persone che lo ignorano completamente. E non solo questo, ma lo IARC nel 2014 è stato incaricato dalla Commissione europea, quindi con i soldi di noi europei, a dare anche un codice contro il cancro, che è perfettamente sovrapponibile, perché i dati su cui si basano sono identici, è sovrapponibile a questo del World Cancer Research Fund. Anche quelli sono stati spesi soldi di ricerca, soldi delle nostre tasse, delle nostre. Li avete visti da qualche parte? Sapevate che esiste un codice europeo contro il cancro? Ecco, questa per me è una vergogna, è una spesa
sanitaria che non ha nessuna ricaduta, assolutamente, come tante altre, ci stai dicendo, allargando del naso. Però qui stiamo proprio alla base di quella che è la salute, alla base della prevenzione. Queste linee guida ci dicono anche che non solo sono valide per prevenire i tumori, ma sono maggiormente valide per chi già si è ammalato, quindi per prevenire recidive e per aiutare la guarigione. Quindi questi dovrebbero essere in tutti i reparti di oncologia e il dietetico dell'ospedale dovrebbe adeguarsi. Cosa vi dà da mangiare l'ospedale quando siete ricoverati? Teniamo un velo pietoso. E ho preso solo alcune di queste indicazioni. Vedete, essere fisicamente attivi tutti i giorni, ma che cosa significa? Ne parliamo tanto, bisogna fare attività fisica. I dati scientifici ci dicono che almeno 150 minuti di un'attività aerobica moderata oppure 75 minuti alla settimana di attività intensa, aerobica intensa. Quindi è stato anche quantizzato quello che dobbiamo fare. Se siamo al di sotto di questo, comunque siamo soggetti che sono a rischio di tutte le patologie degenerative. Seguire una dieta ricca di cereali integrali, verdure non amidacee, frutta e legumi. Lo sapete cosa mi rispondono praticamente tutti i miei pazienti quando io, facendo un'analisi, dico, non so, mangia pasta integrale, riso integrale o raffinato? Oppure mangio pane integrale o pane raffinato? Cosa mi rispondono? Quello normale. Cosa vuol dire? Che la normalità è il raffinato, cioè è il cibo non completo, il cibo che è stato lavorato, elaborato e via dicendo. Capite? Ormai ci hanno convinto a tal punto che quella è la normalità e chi mangia integrale è chi ha dei grigli per la testa, diciamo, e solitamente viene visto anche molto male dai medici curanti, perché è uno che insomma un po' strano. Allora, mangiare questo significa introdurre almeno 30 grammi di fibre alimentari al giorno. Per chi non ha pratica, come vuol dire, come minimo mangiare 400 grammi tra frutta e verdura ogni giorno e tutto il resto deve essere integrale, altrimenti 30 grammi, ma non li raggiungiamo neppure per idea. Ovviamente in un soggetto che ha problemi a livello intestinale dobbiamo saper modulare molto bene la fibra, in un soggetto che non ha mai consumato fibra dobbiamo saperla introdurre gradualmente, perché lì entra in gioco un altro organo importantissimo che è sempre dimenticato, che è il nostro microbiota intestinale, e che anche questo, se gli diamo da mangiare bene, è nostro amico, è un nostro potente alleato. Se non nutriamo a sufficienza, può diventare effettivamente un nostro nemico. E di questo nessuno considera. È un organo e va nutrito, e le fibre sono il primo nutrimento di questo organo. Per cui se io mi sono fatto tutta una vita senza fibre, è chiaro che non ho avuto come alleato potente il mio microbiota intestinale, l'ho avuto quasi che, cioè, mi lavora anche contro. Quindi capite che c'è una bella differenza. Ci sono altre indicazioni. I cibi fast food non sono semplicemente McDonald's e company. Cioè, noi tutti i giorni, io quando vado a fare la spesa, guardo i carrelli della spesa della gente, tre quarti del cibo che vedo è cibo da, cosiddetto fast food, o comunque cibo molto lavorato. Eppure devo lottare con le persone perché dici, magari è meglio il pane piuttosto che una fetta biscottata. Perché, dottoressa, è meglio il pane della fetta biscottata? La fetta biscottata è tanto più comoda, me la posso tenere in casa. Capite? Queste sono le domande che ancora mi sento dire. Eppure noi, a livello nutrizionale, ormai da anni, utilizziamo negli studi epidemiologici
una classificazione del cibo in quattro classi, che sono le quattro classi di elaborazione industriale del cibo. Quindi dal cibo, dalla classe 1, dove c'è il cibo che non è mai stato lavorato, se non viene lavorato da noi quando lo cuciniamo, così, quindi la frutta, la verdura, tutto ciò che al vari gradi di elaborazione, finché si arriva proprio alla quarta classe, che è quella del cibo fortemente lavorato a livello industriale, che è quello che vedo quasi sempre nei carrelli della spesa delle persone. Allora, c'è una corrispondenza a livello epidemiologico tra il consumo di cibi fortemente elaborati a livello industriale e lo sviluppo di tutte le malattie degenerative, compresi i tumori, in tutti gli stati europei, non europei, America Latina, America del Nord, tutto quanto. Ormai questi studi sono stati fatti dappertutto. In Europa il Guinness ce l'hanno al Regno Unito, che dove fino al 50% dei cibi consumati dalle persone sono tutti fortemente lavorati. Che cosa possiamo aspettarci da questo? Possiamo aspettarci davvero una nutrizione che sostiene, e se questa è la nutrizione anche del paziente che ha già una patologia, che cosa dobbiamo attenderci? Ed è chiaro per questo che poi si ricorre all'uso a volte non corretto di integratori, la pillola che risolve tutto, come il superfood che risolve tutto, come la vacca di Goji che mi prendo quelle, non mangio, però mi prendo una manciata di vacche di Goji e sono tranquillo perché mi sono presa gli antiossidanti. Non funziona così nel nostro corpo. E quindi anche per questo nelle raccomandazioni del World Cancer Research Fund c'è scritto di non usare integratori, ma non vuol dire non usare integratori quando servono, non usare integratori al posto di una corretta alimentazione, pensando che l'integratore, quindi il cangurino che ha tutto dalla A alla Z, tutte le vitamine e cose, possa risolvere il problema del bambino che non mangia frutta e verdura. Cioè, non è quella la soluzione, però stiamo ancora lavorando in questo modo. Limitare il consumo di bevande zuccherate, limitare il consumo di carni rosse e evitare, vedete, è un altro verbo, se possibile, o assumere in minima quantità di salumi e carni conservate. E quasi tutti i bambini che vanno a scuola o i ragazzi che vanno a scuola, cosa mangiano per merenda? Il panino con il salume. Questo me lo dico. Ma fa parte anche dello spuntino e dello snack che viene dato a volte alla fine di una chemioterapia, nelle parti di chemioterapia, il panino con il salume. Scusatemi se io me la prendo un pochino quando vedo queste cose, non è possibile. Cioè, abbiamo delle conoscenze e questo ovviamente che tutti i pazienti che già si sono ammalati dovrebbero seguire queste indicazioni. È detto a chiare lettere. Quanti lo fanno? Quanti danno queste indicazioni? Molto pochi. Anche il progetto Smart Food dello IEO dice le stesse cose, cioè le raccomandazioni per la prevenzione ecologica sono valide anche per chi ha già avuto casi di tumore. Provate ad essere ricoverati allo IEO e vedete cosa vi danno da mangiare. Non è polemica questa, sono dati di fatto. Io ho pazienti che mi chiamano e dicono: dottoressa, non so cosa mangiare qui. Sono andata al bar, ho trovato finalmente la bella manifesto Smart Food, no? Con tutto il decalogo del tutto quanto, e poi mi trovo i cibi da autogrill. Questa è la realtà. E non solo le raccomandazioni, cioè le raccomandazioni per la prevenzione dei tumori e il trattamento dei tumori in campo nutrizionale, sono anche perfettamente d'accordo con quello che l'Università di Harvard ci ha dato ancora nel lontano 2011. Quindi sono già 9 anni che queste raccomandazioni, e la scuola di salute di Harvard fa scuola veramente, permettetemi di dirlo, e oltretutto
hanno rubato quella che è la base della nostra dieta mediterranea, l'hanno messa in una forma molto facilmente comprensibile e dice per mantenerti in salute mangia così, e questo non è dissimile dalle indicazioni per il tumore. Vedete, evita la pancetta, salumi e altre carni conservate. Vi faccio presente questo soltanto perché adesso vi farò vedere un'altra cosa, sempre per non essere polemica, ma vi faccio vedere qualcos'altro che viene dato invece come indicazione ai nostri pazienti oncologici. Quindi per rimanere sani dobbiamo mangiare così, per prevenire i tumori dobbiamo mangiare nello stesso modo, quando siamo già ammalati dobbiamo mangiare in questo modo, capite? Quindi le indicazioni sono tutte concordi. Non è che ci sia da... Allora, poi però vediamo le indicazioni che troviamo nel sito dell'AIMAC, che dovrebbe essere un sito che è aggiornato, e quindi ci parlano di quelle che sono le problematiche della perdita di peso nel paziente in chemioterapia. È vero, è una grossa problematica, proprio per questo il paziente dovrebbe essere visto ancora prima dell'intervento, se possibile, per dare un giusto supporto nutrizionale, dovrebbe essere seguito durante la chemio o la radioterapia. Vedete, non so se riuscite a leggere, no? Quello che mi fa un aperitivo o due dita di vino bianco secco prima dei pasti sono un buon modo per stimolare la. Abbiamo detto di limitare l'alcol. Ovviamente se un soggetto è anche in chemioterapia, cioè l'alcol a livello comunque epatico non è proprio un grande aiuto. Queste sono le indicazioni. E poi c'è anche un modo di affrontare l'argomento che non è, secondo me, molto serio nei confronti dei pazienti, perché dice approfittare dei momenti in cui si è suddigiri per trattarsi bene e concedersi il piacere di mangiare ciò che è più gradito. A parte che questo parlare di suddigiri non lo trovo rispettoso nei confronti di casa, ma mangiare ciò che c'è più gradito, quindi mangia liberamente di tutto e di più, che comunque l'importante è non perdere peso. E poi vabbè, proseguiamo perché questo è solo un antipasto proprio. Vedete, a colazione aggiungere miele o 2-3 cucchiaini di integratore energetico al posto dello zucchero. Nelle zuppe aggiungere panna o via dicendo. Verdure con un pezzetto di burro oppure con parmigiano, panini e toast, preferire pane all'olio, arricchire con uno strato abbondante nella farcitura desiderata, maionese, burro. Aggiungere formaggio, tonno, affettati e uova. Sul pane tostato spalmare il burro quando il pane è ancora caldo. Preparazioni a base di latte, budini, creme, aggiungere gelato, panna o crema, arricchire con zucchero, miele, sciroppo o in alternativa integratore. Vabbè, poi l'uso del forno a microonde, va bene, queste sono... Ma non solo questo, l'AIMAC ha fatto anche un libretto che viene distribuito poi in tutte le oncologie, la nutrizione nel malato oncologico. E anche qui ci sono delle perle, no? Perché vedete l'aperitivo, certo quanto, ma nello stesso tempo viene tenere sempre a portata di mano qualcosa da sgranocchiare. Noccioline, patatine, frutta secca o scaglie di parmigiano. Allora, adesso ditemi voi, un paziente che legge una cosa del genere dice la patatina e la nocciolina americana è allo stesso livello della frutta secca, della frutta oleosa, tutto quanto, quindi mi piace di più la patatina, mi mangio la patatina. Però queste sono indicazioni che sono firmate da colleghi, eminenti colleghi nutrizionisti. E vabbè, non vi ve le lascio queste cose, queste perle, ma le trovate nel sito dell'AIMAC. Comunque vi ho sottolineato tutto quello che è, cioè, zucchero, prosciutto, cioè tutto ciò che il World Cancer Research Food dice di evitare per prevenire, qui vengono richieste per... Non voglio essere noiosa, però da ultimo vi voglio, ecco anche qui, le patate, il prosciutto, cioè c'è tutto, insomma, besciamella, tutto quello
Cioè, io se una persona sana mi comincia a mangiare una settimana così, sicuramente alla fine della settimana con qualche problemino a livello gastrointestinale ce l'ha di fatto. Questa è una perla che mi ha dato un mio paziente e che viene da un reparto di oncologia della provincia di Padova, la provincia dove io lavoro principalmente, e dice appunto le buone abitudini alimentari durante la chemioterapia. Quindi questo viene distribuito ai pazienti in chemioterapia. Vi leggo soltanto, perché vabbè, siamo allo stesso livello dell'altro, ma vi prego se riuscite a leggere qui, perché è veramente sconvolgente. Dice: per concludere la giornata ci si può concedere una saporita special proteica, ad esempio gli involtini di carne con formaggio affettati, besciamella con il contorno di purè di patate. Questo è ciò che viene dato ai pazienti, e lì ci sono altre perle. Ci sono perle dove si parla continuamente di aggiungere zucchero, miele, sciroppi, cioè tutto ciò che a livello di ricerca scientifica abbiamo cercato di studiare e di valutare, e abbiamo visto che può essere estremamente pericolosa. Perché che il tumore si nutre di zucchero? Non è che l'abbiamo scoperto l'altro ieri, ne ha parlato anche Giorgio Terziani stamattina, Barbara che ha preso il premio Nobel nel 1931, quindi mi sembrerebbe logico che almeno questi aspetti venissero, cioè non mi sto chiedendo di fare una dieta particolarissima, non sto chiedendo a nessuno di diventare vegano, di stravolgere le servitudini, ma perlomeno i principi generali, quindi che il tumore si nutre di zucchero, che ha bisogno di una glicemia elevata, lo sappiamo, per cui la nostra alimentazione deve essere perlomeno a basso impatto glicemico. Sappiamo come si fa un'alimentazione a basso impatto glicemico. Io lo so, lo spiego ai miei pazienti, ma puntualmente mi tornano indietro dicendo: ma mi è più comodo fare diversamente. Perché non è che sia una cosa difficilissima, però è contraria alle abitudini. Ma sa, fanno tutti così e allora io mi adeguo. Ma se tutti... Io l'esempio che gli faccio sempre ai pazienti è stupido, però alla fine li convince. Dico: se tutti quanti abbiamo un motore diesel, abbiamo un'auto con motore diesel e ci mettiamo la benzina verde, la migliore che c'è, no, tutto quanto, questa macchina cammina. Sì, cammina per un po', perché io l'ho fatto. Ha camminato per un pochino, dopodiché quando ha finito il suo carburante, il gasolio, la macchina si è fermata, giustamente. E facciamo la stessa cosa anche noi. Andiamo avanti riusciamo, perché c'è una capacità omeostatica dell'organismo prima di manifestare sintomi e malattia che è elevatissima, ma a un certo punto la macchina si ferma. Quindi non è che se tutti quanti mettiamo benzina verde dentro un motore diesel, perché lo facciamo tutti, le macchine si trasformano e vanno a motore diesel. Questo è quello che sta succedendo al nostro corpo. Stiamo utilizzando un'alimentazione che non ha nulla a che vedere con quello che vorrebbe il nostro corpo, e pretendiamo salute. No, dico, queste cose le sappiamo, ma di più gli oncologi lo sanno bene. La PET si basa proprio sul principio di individuare le cellule metastatiche grazie al fatto che captano di più il glucosio marcato. Ma più sappiamo anche, e questi sono dati epidemiologici certi, che i pazienti diabetici che hanno un'alterata glicemia a digiuno, anche solo, quindi non solo diabetici, ma quelli che sono borderline, quelli cui il medico di base dice: beh, aspettiamo di vedere se sale, allora interveniamo con... No, non possiamo aspettare che salga e che diventi un diabete conclamato, dobbiamo fare qualcosa prima, perché è una condizione a rischio. Tutti hanno un maggior rischio di sviluppare tumori, e è stato dimostrato per tantissimi tumori questo. E quindi questi sono dati certi. Difatti, Berrino, nei suoi quattro pilastri per
la terapia adiuvante, proprio le terapie oncologiche, nel caso opposto, ovviamente, il controllo della glicemia. Quando parliamo di controllo della glicemia, non parliamo semplicemente di non mangiare zuccheri, che però abbiamo visto vengono fortemente consigliati dall'AIMA e anche dagli oncologi. Quindi non è che dobbiamo limitare solo questi o queste cose qui. Dobbiamo limitare anche cose, o queste o le bevande zuccherate, eccetera. Dobbiamo anche evitare cose che sono di uso molto comune. Cioè, i biscotti, i cornflakes fanno parte della, ormai, della colazione anche degli italiani. Io dico anche degli italiani perché quando ero bambina io, i biscotti si compravano solo per offrirli, quando veniva qualcuno, gli offrivi il tè, le cose, non facevano parte della nostra colazione, assolutamente. Adesso provi a togliere i biscotti o le fette biscottate, che cosa mangio? Ma sono prodotti trasformati e sono quasi sempre prodotti ad alto impatto glicemico. Se io inizio la giornata con un bel rialzo della glicemia, anche se il mio pancreas funziona benissimo, io lo so controllare benissimo la glicemia, ma devo produrre molta insulina, e l'insulina sappiamo che è l'altro pilastro da controllare, perché adesso vedremo, a parte che è l'ormone più infiammante che c'è, ma è anche l'ormone che fa produrre fattori di crescita, e a meno che io non sia un bimbo, una donna in gravidanza, le cose, fattori di crescita non mi servono, oppure non sia, non so, dopo un intervento che devo riparare, quindi devo rifare, ma non mi servono. Quindi ci sono tante cose di uso comune che in realtà la glicemia la alzano molto. Perché vi ho messo il piatto di spaghetti? Non per farvi venire la fame, adesso la voglio una collina in bocca, ma perché questa è una pasta raffinata ed è una pasta che ha un bel quantitativo, un bel volume, no? Cosa è successo da molti anni a questa parte ormai, diciamo dagli anni 90 in poi? La maggior parte delle persone ha iniziato a mangiare un primo piatto a pranzo e un secondo a cena. Questo è quello che mi raccontano quasi tutti, perché così non ce la faccio a mangiare un primo, un secondo e continuare a lavorare, è difficile, benissimo. Però abbiamo incrementato le porzioni di questo piatto, proprio perché mangiamo solo quello, magari accompagnato da un contorno, dalle verdure. Inevitabilmente la nostra glicemia, anche se la mangiassimo integrale, sale un pochino troppo. Capite? Quindi, quello che si, sempre per ritornare ai miei tempi, no? Che c'era, si tornava a casa per pranzo, c'era un primo moderato e un secondo moderato. Quindi non c'erano mai grandi porzioni, ma erano moderati. E cosa succede? Facciamo una colazione ad alto impatto glicemico. In Italia si fa quasi sempre solo un'alimentazione dolce e anche spesso priva di fibre. Facciamo un primo piatto, un pranzo con un primo piatto ad alto impatto glicemico, anche questo, trascorriamo la giornata con una glicemia o con un controllo, a dover controllare sempre la glicemia. Il nostro corpo non sopporta elevati aumenti della glicemia, lo ritiene giustamente e correttamente un pericolo, perché noi ci siamo evoluti in carenza di amidi, in carenza di carboidrati, e quindi l'uomo primitivo con cui, di 40.000 anni fa, con cui condividiamo esattamente il DNA, perché è lo stesso, non si era mai trovato di fronte a questa situazione di avere improvvisi incrementi di glicemia. Dalla rivoluzione agricola in poi, ma soprattutto dalla rivoluzione industriale in poi, e da quando il cibo è diventato così abbondante, non ci troviamo in questa situazione, ma il nostro corpo lo considera sempre un momento di emergenza. Cosa vuol dire essere in emergenza tutti i giorni, secondo voi? È salute? Tutti i giorni e più volte al giorno. Questo non può essere salute. Quindi capite, questo è un grosso problema. Anche un risotto è buonissimo, ma dobbiamo far capire alle persone che sono piatti che ci possiamo concedere ogni tanto, sono i piatti della festa. Una volta il risotto non si faceva, perché richiedeva parecchio tempo, quindi non si faceva durante, si faceva magari nelle occasioni di festa, si mangiava una porzione moderata. Adesso mi mangio solo il risotto, ma mi tolgo la voglia, mi mangio una bella porzione. Altra cosa, la pizza che io adoro, per cui se facesse bene me la mangerei colazione, pranzo e cena, purtroppo è un cibo ad altissimo impatto glicemico, oltre ad avere altri
vari fattori, ma le stesse gallette di mais e di riso, il polistirolo espanso, che tanti mangiano perché pensano che siano salutari, hanno, come tutti i cereali soviati, un alto impatto glicemico. Stessa cosa vale per le patate, abbiamo visto il puré di patate e via dicendo, le patatine come snack nelle consigli per i pazienti oncologici. Quindi chi ha una glicemia alta ha una prognosi, non solo si ammala di più, ma anche una prognosi sfavorevole. Questo è documentato da studi su tutti sui tumori di tutti questi tessuti che vediamo, quindi sia solidi che non solidi. E quindi quello che dovremmo fare è evitare cibi, ma soprattutto pasti ad alto impatto glicemico. Ma anche i pasti ricchi di grassi saturi ci portano a un problema di controllo glicemico. Perché? Perché se noi mangiamo tanti grassi saturi, oppure mangiamo cibi ad alto impatto glicemico, riempiamo le nostre membrane cellulari, che sono fatte di grassi saturi, e questo le rende estremamente rigide e poco rispondenti non solo all'insulina, quindi si parla di resistenza insulinica, cioè il pancreas produce l'insulina ma la cellula non gli apre la porta al glucosio, non la fa entrare, ma parliamo anche di una resistenza recettoriale generica, perché i recettori che sono immersi nella membrana cellulare non possono rispondere correttamente se hanno una membrana troppo rigida, perché quando agganciano la loro molecola, che può essere anche un farmaco, e quindi vi butto anche questa, vedete che interazione abbiamo anche tra alimentazione e resistenza a farmaci o sensibilità a farmaci, anche questa può non rispondere correttamente. Quindi non solo pasti, come facciamo a fare un pasto a basso impatto glicemico? L'importante è che utilizziamo possibilmente cibi che non siano ad alto indice glicemico, quindi zuccheri, cibi raffinati, eccetera, ma che comunque prima mangiamo sempre qualche cosa di fibroso, che può essere un frutto a colazione, un frutto da mangiare quando si può con la buccia, e che mangiamo, oppure ci possono essere verdure prima del pasto. E poi, quando mangiamo carboidrati, cerchiamo che siano sempre bilanciati da grassi salutari e da una porzione di proteica. Quindi, mezzo primo, mezzo secondo, prima le verdure, poi un mezzo secondo, questo è l'ordine, e un mezzo primo sarebbe l'ideale per non avere un alto impatto glicemico e per rimanere sazi più a lungo, quindi per evitare anche di mettere da parte sotto forma di trasformare quell'eccesso di glicemia in grassi di deposito. È chiaro? Fermatemi se, oppure ditemi vai avanti se sto dicendo cose banali. Ma vorrei che queste cose venissero però applicate. Quindi evitiamo queste e invece diamo, diciamo, il semaforo verde a tutto ciò che non è normale secondo i miei pazienti. Il secondo pilastro è quello dell'insulinemia. Un'insulina elevata fa aumentare IGF-1, ma anche altri fattori di crescita, e soprattutto inibisce anche la produzione di alcune proteine epatiche che di solito legano l'IGF-1 e quindi non permettono di esprimere la sua attività. Il latte fa aumentare l'insulinemia indipendentemente dal fatto che non fa aumentare la glicemia. Il saccarosio, cioè lo zucchero da tavolo, ovviamente fa aumentare glicemia e insulinemia. Che cosa succede? Questo è estremamente un problema, per esempio molto importante, nelle donne con tumore della mammella, perché vedete che comunque l'insulina stimola la sintesi di androgeni. Noi diamo gli antiandrogeni come terapia ormonale, no, diamo gli inibitori dell'aromatasi perché non, e capite che tutto questo aumenta il rischio proprio del tumorale. E aumenta la sindrome anche indipendentemente dalla sindrome metabolica, anche quindi anche se la donna è magra e non ha la pancia.
E quindi è stato visto, e questo siamo nel 2014, quindi solo 6 anni fa, che le donne con alti livelli di testosterone plasmatico hanno un rischio doppio di recidiva del tumore alla mammella. Allora, mi arrivano donne che sono in follow-up per il tumore della mammella che non hanno mai fatto un'insulinemia. Mai. Eppure è un esame così banale, così semplice. Chiedi una glicemia, chiedi anche un'insulinemia. Così magari il nutrizionista sa anche come regolarsi, sa se c'è già una resistenza insulinica, ma può capire, anche mi arrivano donne che hanno insulinemia 48, 50, 60 addirittura. Cioè, e vengono inviate soltanto perché stanno ingrassando, ma è logico che se ho un'insulinemia così, cioè l'insulinemia sopra i 10 già è pericolosa, quindi dobbiamo stare molto attenti quando siamo in follow-up. Controllo dei fattori di crescita. Ecco, il controllo dei fattori di crescita, quindi non è solo controllo dell'insulinemia, ma si è visto che molti tumori hanno la necessità di alcuni amminoacidi specifici, come la metionina, che rappresenta un fattore di crescita. Se voi andate a comprare un integratore per i capelli e per le unghie, sono tutti ricchi di metionina e cisteina, no? Ecco, quindi anche queste cose dovrebbero essere dette. I cibi animali, quindi i cibi proteici animali sono ricchi di metionina, ma ce ne sono anche nei cibi, nelle proteine vegetali, quindi ne hanno meno, ma ce ne sono anche lì. E tra queste la soia è una di quelle che non solo contiene isoflavone, ma contiene molta metionina. Quindi noi proibiamo la soia alle pazienti che hanno avuto tumori ormonali, ma in realtà per gli isoflavoni, non sono gli isoflavoni probabilmente, anche se non siamo sicuri, ma la presenza anche elevata di metionina, anche le noci del Brasile, il sesamo e i semi di girasole, che vengono considerati tanto salutari, che entrano nelle insalate dei salutisti, e contengono parecchia metionina, quindi sono indicazioni che dovrebbero essere date. Molto spesso le proteine vengono demonizzate, in realtà quando sono in eccesso è vero, perché aumentano anch'esse la lipogenesi, quindi la produzione di grassi, non è vero che non porta, quindi chi fa una dieta iperproteica ha anche una maggior produzione di grasso, ma aumentano anche la formazione ex novo, la gluconeogenesi, quindi la formazione ex novo proprio di carboidrati con un lavoro a livello del fegato molto elevato, quindi questo dobbiamo eliminarlo. Questa cosa qui, ricordarci che dovrebbero essere distribuite nei 3 pasti della giornata, quindi colazione, pranzo e cena, anche se è molto difficile trovare delle proteine che siano accettate a colazione, me ne rendo conto. Possono essere assunte anche in modo un pochino alternativo, ad esempio se io faccio un succo, un frullato oppure un estratto di verdure, di vegetali crudi, rompendo le pareti delle cellule vegetali riesco ad ottenere il quantitativo di amminoacidi di cui sono molto ricche, che può essere una buona fonte proteica anche quella, e quindi può essere insieme a una manciata di noci, nocciole, un buon pasto, magari un buon spuntino oppure una colazione. Ecco, quando parliamo di proteine non possiamo parlare, parliamo di carne ovviamente, io non voglio demonizzare la carne, abbiamo visto che anche nelle indicazioni del World Cancer Research Fund si parla di carne, io voglio solo puntualizzare che quando parliamo di carne dobbiamo parlare di carne di qualità, che non è questa, ma probabilmente non è neanche questa. Là, perché effettivamente anche i polli di allevamento biologico hanno un disciplinare che non è quello naturale. Noi possiamo mangiare la carne di animali che sono nutriti correttamente. Quindi una mucca di che cos'è che si nutre? Di erba e fieno, punto. E risulta evidente che se tutti vogliamo mangiare carne tutti i giorni, non abbiamo sufficienza pascoli se vogliamo mangiare carne sana. Quindi un pochino la dobbiamo ridurre, mi sembra una cosa abbastanza ovvia, ma come dice il professor Perrino sempre, dice ai miei pazienti carnivori, dico che vadano, che mangino tranquillamente tutta la carne che vogliono, purché se la vadano a cacciare con arco e frecce, quindi correndo e prendendo qualcosa di libero in natura, non di allevato. Quindi quando parliamo di carne dobbiamo intendere che
che cosa stiamo parlando, perché ci sono, vedete anche solo in quest'ambito, cose estremamente diverse. E diciamo che la maggior parte della carne che consumiamo oggi è carne che non è quella che il nostro corpo vorrebbe. Vabbè, questo è l'altro esempio. Andiamo avanti. Ecco, la soia fa aumentare l'IGF-1 non tanto quanto le proteine animali, ma vedete, se consumata insieme ad altri, come avviene in Oriente, questo non avviene. Quindi dobbiamo anche cercare di studiare i modelli alimentari di quelle popolazioni che non hanno forte incidenza di tumori. Allora, perché se io prendo la soia e la porto dal quale in Europa non funziona e in Oriente invece diventa un fattore protettivo contro i tumori? Ci sono altre abitudini alimentari, ci sono abitudini che derivano proprio dalla saggezza. L'ultimo pilastro è il controllo dell'infiammazione. Quando parliamo di infiammazione non stiamo parlando della normale infiammazione, che è qualcosa di fisiologico, ma dell'infiammazione silente. L'infiammazione silente, quella che non dà sintomi, se portata avanti per anni, ovviamente dà origine a degenerazioni che non sono solo tumori, che possono essere patologie di tutti i tipi su base infiammatoria, quindi riprendiamo tutte le malattie non trasmissibili, dal diabete, alla malattie cardiovascolari, le neuromuscolari, tutte hanno una base infiammatoria. E come facciamo a prevenirlo? Cioè, possiamo prevenire l'infiammazione, perché se è silente non ce ne accorgiamo, che cosa facciamo? Eppure sappiamo che è così grave, pazienti con malattie infiammatorie intestinali, Crohn o colite ulcerosa, hanno un rischio 10 volte più elevato proprio di ammalarsi di tumore. E come pure chi ha un'infiammazione da Helicobacter, perché crea infiammazione a livello gastrico. Quindi dobbiamo fare qualcosa, possiamo fare qualcosa? Sì. Sappiamo perché ci troviamo in condizioni di infiammazione silente, perché la maggior parte di noi si trova in condizioni di infiammazione silente, perché con l'avvento dell'alimentazione industriale i nostri grassi hanno incominciato a cambiare, proprio il consumo di grassi è cambiato improvvisamente, è aumentato il consumo di grassi omega 6 è diminuito quello degli omega 3. Sono aumentati i saturi, sono aumentati anche i transinsaturi, che sono il frutto proprio della lavorazione industriale dei grassi, di idrogenazione dei grassi, ad esempio. Quindi le nostre membrane cellulari sono cambiate completamente negli ultimi 100 anni, perlomeno. Insomma, così. E questo ci porta ad una condizione cro-infiammatoria. Cosa vuol dire? Che noi ritorniamo per 20-30 anni e più in una condizione di cui basta un piccolo stimolo per sviluppare una anche piccola infiammazione e quindi cominciare un processo degenerativo. Come facciamo ad accorgerci? Esiste ormai da decenni, quindi vedete, questo è lo sbilanciamento che abbiamo fatto, esiste da decenni un esame validato scientificamente che attraverso un piccolo prelievo di sangue va a vedere come sono organizzati nei globuli rossi i nostri principali acidi grassi e ci dice anche in maniera precisa, permette a noi nutrizionisti di calcolare quanto dobbiamo mangiare di un certo tipo di alimenti, se altri dobbiamo eliminarli o meno, in modo da riportare l'equilibrio. Questo non è un esame di medicina alternativa, non sono cose, queste sono cose, è stato sviluppato dal CNR di Bologna, è stato validato, io lo uso correntemente ormai da più di 10 anni, e è un'utile guida per riuscire a non solo a ridurre lo stato infiammatorio del soggetto e quindi ridurre il suo rischio, ma anche per valutare molti altri rischi di salute, vedere lo stress ossidativo del soggetto, vedere lo stato del fegato e molto altro. Quindi addirittura sono stati fatti degli studi, naturalmente non in Italia perché ne è un profeta in patria, sul proprio un profilo del paziente oncologico, un particolare profilo è stato identificato di acidi grassi di membrana nel paziente oncologico. L'infiammazione è molto grave perché oltretutto
mi porta ad uno stress ossidativo. Non mi dilungo, visto che Giorgio ne ha parlato già abbondantemente stamattina, Giorgio Terziani, ma l'infiammazione amplifica tutti gli effetti dello stress ossidativo e quindi creando un ambiente che è un ambiente ipossico in cui le cellule tumorali crescono e stanno bene. Stanno bene, anche queste sono cose che abbiamo dimostrato. L'uso di Selfood, qui l'ho citato perché ci sono, ho portato solo alcuni degli studi che sono stati fatti, quindi riducendo l'infiammazione, riducendo lo stato ossidativo, riusciamo a ridurre proprio la proliferazione sia nei tumori solidi che nei tumori liquidi. Quindi, che cosa significa? Che dobbiamo anche dare indicazioni per un'alimentazione che sia ricca di antiossidanti naturali, e quando questo non sia sufficiente perché il paziente, perché c'è già una patologia, saper utilizzare degli integratori corretti e nel momento giusto del trattamento. Allora, è inutile dire che appunto il metabolismo, che è un metabolismo, non so se mi chiaro il politico, quello della, cioè porta alla produzione di acido lattico, il metabolismo della cellula tumorale, non alla produzione di anidride carbonica e acqua come per le altre cellule, perché i mitocondri sono bloccati nelle cellule tumorali. Questo acido lattico crea una condizione di acidosi che viene ulteriormente peggiorata ovviamente da cibi di origine animale che sono molto più acidificanti a livello delle proteine animali, sono molto più acidificanti per essere più lunghe, sono più ricche di aminoacidi acidi e quindi acidificano molto di più. Due parole solo sulla restrizione calorica, giusto per dire che sono stati fatti esperimenti sugli animali e queste delle scimmie che sono molto vicine a noi in termini insomma evoluzionistici, è molto evidente. Queste sono scimmie che sono state trattate allo stesso modo, che hanno avuto le stesse condizioni, solo alcune ne hanno mangiato meno. E quindi mangiare meno vuol dire vivere di più a lungo e più in salute, ma soprattutto le scimmie hanno sviluppato molto meno, non solo sono morte meno, hanno invecchiato meno, sono mangiando il 30% in meno rispetto alle altre, ma hanno anche sviluppato meno tumori, quindi mangiare di meno forse è un'indicazione. I centinari di Okinawa dicono mangia sino a quando sei quasi sazio, quindi non è un caso. Ma lo dicevano anche ben 1500 anni avanti Cristo, questo medico egiziano che diceva l'uomo mangia troppo e male a quel tempo. Vive utilizzando un quarto di ciò che mangia, gli altri tre quarti danno da quindi la restrizione calorica va bene, però deve essere assolutamente controllata da uno specialista, perché soprattutto è controindicata nei tumori in stadio avanzato e nei soggetti che hanno già calo di peso. Quindi deve essere una restrizione fatta accuratamente, mai autonomamente e sempre in assenza di malnutrizione. Ci sono anche cibi, dico, non so se ho ancora tempo o chiudo qui. Allora, due cose solo sull'angiogenesi: i tumori, proprio perché sono così avidi di glucosio, hanno bisogno di costruirsi una rete di basi per far arrivare il più possibile sangue e il più possibile nutrienti. Ci sono alcuni farmaci, tipo bevacizumab, che sono proprio anti-angiogenetici, quindi hanno come meccanismo di impedire alle cellule tumorali di fare questi vasi. Ci sono anche degli alimenti che sono anti-angiogenetici, quindi quando vogliamo parlare di superfood, vedete curcuma verde, funghi e soprattutto gli estratti di funghi, frutti di bosco, crucifere, prezzemolo, sedano, sono tutti antiangiogenetici, quindi possono entrare, se le condizioni lo consentono, nell'alimentazione del soggetto ammalato. Come anche il tè di Java, l'autosifon, ha queste proprietà. Mentre ci sono alcuni, ecco, questo solo per chiarire una cosa, mi arrivano pazienti che non mangiano assolutamente frutta perché hanno letto del problema delle poliammine nella frutta, in particolare nelle arance e nei confermi. Io dico che prima di eliminare la frutta, che è comunque un cibo che apporta tanti altri
fattori positivi, dovremmo preoccuparci degli altri aspetti della nostra nutrizione, non fissarci su un particolare come questo. Oltretutto, se abbiamo una disbiosi a livello intestinale, queste poliammine le produciamo, anche le nostre cellule le producono in piccole quantità, ma i batteri intestinali, se sono batteri putrefattivi, ne producono in quantità elevata, quindi non andiamo a demonizzare tutto questo, anche se sappiamo che contengono comunque queste poliammine. La cottura degli alimenti è molto importante, soprattutto il sulforafano dei broccoli, deve comunque, questo è solo una chicca per dire, perché tutti sappiamo che i broccoli hanno questa importante attività antitumorale, ci sono integratori a base di estratti di broccolo, ma dipende, il fatto di utilizzare il sulforafano dipende da come lo cuciniamo. Quindi se prendiamo il broccolo già congelato, che è già stato scottato, sulforafano ce lo possiamo dimenticare. Se lo mettiamo subito a cucinare così, anche noi, anche se fresco, ce lo dimentichiamo. Cosa dobbiamo fare? Una cosa banalissima. Lo laviamo, lo mondiamo, lo tagliamo a pezzetti, lo lasciamo 4-20 minuti a temperatura ambiente prima di metterlo nel fuoco, se vogliamo davvero che un'enzima, che è la mirosinasi, attivi la glucolafanina a sulforafano. Altrimenti è fibra e altre cose, ma non è sulforafano, che noi utilizziamo. Queste. Attenzione a tutte le cotture che invece, tipo le cotture al forno ad alta temperatura prolungata o quella alla griglia, che apportano sostanze che sono cancerogene, insomma, così. E, dico, il cibo è uno dei fattori ambientali più potenti in grado di modulare l'espressione genica, se non altro perché mangiamo tutti i giorni almeno 3 volte al giorno. Quindi dobbiamo considerarlo un fattore epigenetico. E da poco io mi sono approcciata anche a questa metodica del Less Drive, quindi per valutare anche l'aspetto epigenetico anche con mezzi che non siano solo la mia anamnesi o altre cose, e quindi anche questo è un altro valido aiuto cui posso sottoporre il paziente quando lo visito. E termino con queste parole di Berrino perché mi piacciono molto. Lui dice che una cellula tumorale può essere vista come un seme che germoglierà soltanto se troverà nel terreno una giusta quantità di acqua e dei sali minerali che necessita. E la piantina progredirà solo se si troverà nel nostro terreno le sostanze che ne stimolino la crescita, quindi i fattori di crescita di cui abbiamo parlato. Se sarà in grado di indurre la formazione di vasi sanguigni che gli portino nutrimento e se le nostre difese saranno deboli. Quindi è un concetto, poiché la composizione del nostro corpo, del nostro sangue, del nostro ambiente interno dipende, no, che è il terreno che può far crescere alcuni tumori, può essere modificato dal nostro cibo, dal nostro stile di vita, in cui mettiamo anche i pensieri e lo stato mentale, è ragionevole pensare che possiamo fare molto per ridurre il rischio di ammalarci, se ci siamo già ammalati, per aiutare le terapie ad avere successo. Quindi dobbiamo andare verso un partner alimentare corretto, non verso un cibo o una dieta particolare, ma uno stile proprio importante. Perché è vero che facciamo poco, è una piccola goccia, però se questa goccia non ci fosse, come diceva Madre Teresa di Calcutta, non c'era un mancherebbe.